In questi giorni stiamo parlando della difficile estate degli italiani che, oltre a dover sopportare ondate di caldo davvero di portata eccezionale, devono fare i conti, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, con un'inflazione galoppante che ha anche a che fare con l'aumento dei prezzi delle materie prime. E questa mattina, come dicevo in anteprima, vogliamo concentrarci su un aspetto particolare di questi aumenti, perché vogliamo parlare dell'aumento del prezzo del grano, che nello specifico sta colpendo la Puglia, che è una regione votata a questo bene in maniera specifica. Lo vogliamo fare con il direttore della Coldiretti della nostra regione, della regione Puglia, Pietro Piccioni, che è in collegamento con noi telefonicamente. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi, è un piacere stare con voi, grazie della possibilità. Grazie a lei allora direttore. Io allora partirei da questo dato importante che ci in qualche maniera consegna un ulteriore aumento rispetto a quelli che già ci sono stati nei mesi precedenti del grano, appunto, che ha a che fare anche con il difficile scenario internazionale causato ovviamente dalla guerra in Ucraina che stiamo vivendo attraverso le notizie. Allora le chiederei di spiegarci qual è la situazione e cosa sta accadendo nello specifico nella regione Puglia. Ma guarda, ormai come dicevi non è soltanto una questione diciamo di mercato interno, ma è una questione di mercato globale fondamentalmente. Il post pandemia con una guerra in corso ha aggravato una situazione già particolarmente delicata del mondo agricolo e oggi soprattutto il mondo agricolo deve fare i conti con questi cambiamenti climatici che in qualche modo stanno martoriando ulteriormente un settore che stenta a rimanere diciamo in piedi. Lo dimostra il fatto che noi siamo il granaio d'Italia, siamo in una regione laddove il grano rappresenta una fetta importante delle attività produttive del nostro mondo, un territorio bloccato che produce un grano di qualità ma che ha avuto nel corso di questi ultimi 3 anni una situazione che in qualche modo l'ha messo a dura prova, tant'è vero che sta scendendo anche la superficie investita a grano in Puglia. Lo dimostra il fatto che abbiamo avuto anni di siccità che hanno compromesso la produzione in termini quantitativi, parlo naturalmente, e quest'anno si è avuto una stagione particolarmente piovosa che anche in questo caso ha diciamo ridotto fortemente oggi le produzioni di grano ad ettaro, pur dobbiamo dire conservando una qualità, buona qualità, perché contrariamente a quanto sta avvenendo c'è anche un'attività di speculazione, certo, molto forte che si sta innescando, perché il mondo dei mulini riuniti qua di là sta cercando di in qualche modo minare ulteriormente il settore già duramente provato per cercare di mantenere un prezzo basso dicendo che la qualità non è adeguata. I dati purtroppo sconfessano questo tipo di situazione, perché la qualità, nonostante l'annata particolare, è una qualità diciamo dignitosa, con contenuti proteici dignitosi, e soprattutto invece il problema è che è fortemente diminuita la produttività ad ettaro fondamentalmente, mentre ci si aspettava una produzione, visto magari che veniamo da stagioni siccitose, quest'anno si pensava di ottenere una buona produzione non dovendo ricorrere a fattori esterni come l'irrigazione. Allora direttore tu hai citato qualche dato, sì. Hai citato qualche dato, io voglio essere preciso perché i nostri amici telespettatori devono capire effettivamente questi numeri che in qualche maniera ci consegnano questa situazione. 400 euro alla tonnellata per il grano duro, 425 per il duro biologico, abbiamo un calo della produzione del 20% che sul Gargano arriva al 30% e punte del 60% nell'agro di Altamura. E per quanto riguarda la speculazione, un dato direi tremendo, ecco, passami un po' la definizione, 1018% stiamo parlando anche a proposito appunto dell'importazione, che è dovuta anche a queste manovre speculative che avvengono principalmente poi dal Canada. Ecco, allora quello che vorrei chiedere è
qual è, come bisogna lavorare per rientrare all'interno di un mercato che sia sì equilibrato, ma che offra anche ai consumatori un prodotto di qualità come quello pugliese, appunto? Ma guarda, hai centrato, infatti era lì che voleva andare il discorso. Qui oggi si innescono situazioni di speculazione profondissima, anche perché non c'è grano a disposizione, quindi è incomprensibile che oggi il grano non possa spuntare dei prezzi, diciamo, adeguati, per il semplice fatto che, lo vediamo già anche dalla cronaca, la Russia ha bloccato ormai le esportazioni di grano, sta bombardando ormai i silos che contengono il grano. Quindi significa in qualche modo c'è meno grano a disposizione sul mercato europeo e sul mercato internazionale disponibile. Tutto questo sta avvenendo a vantaggio, e quindi lo giustifichiamo, che c'è una scarsa qualità, che non è vero, c'è una minore disponibilità di grano, e questo quindi dovrebbe far aumentare il prezzo del grano, e quindi a maggior ragione far aumentare il prezzo del grano nazionale, per il semplice fatto che è disponibile, e disponibile in maniera, diciamo, immediata, ma soprattutto vicino, e invece sta alimentando una forte azione di importazione, quindi tutto da parte del Canada, che sappiamo benissimo che in Canada oggi abbiamo il grano al glifosato, perché per ottenere il grano devono essiccarlo chimicamente, trattandolo con il glifosato, quindi che sappiamo benissimo che è un erbicida fortemente, insomma, impattante, e che soprattutto si ritrova all'interno delle cariossidi, e che in qualche modo in percentuale va a finire anche all'interno dei percorsi alimentari. E sappiamo che su questo discorso qui sono state fatte anche delle inchieste giornalistiche molto importanti da parte a proposito del grano canadese, non solo. Direttore, io prima di chiudere, perché siamo quasi in chiusura con il nostro spazio, vorrei fare una battuta relativamente all'emergenza caldo che stiamo affrontando. Ecco, Caronte, l'anticiclone africano che ci sta tenendo compagnia da diversi giorni, sta mettendo sotto stress non solo in Puglia, ma ovviamente anche in altre regioni d'Italia principalmente toccate da questo anticiclone, i pomodori, l'uva, i frutteti, i vigneti. Ecco, siamo in una stagione particolare. Gli oliveti, esatto. Il discorso è che la pioggia in abbondante ha fatto in modo che la pianta si predisponesse in maniera diversa anche ad affrontare un caldo così importante, perché ha vegetato di più fondamentalmente, si trovava con l'abbondanza di acqua e ha vegetato. Oggi si trova invece con una contrazione forte di acqua e un alto caldo, quindi avrebbe bisogno di più acqua per cercare di portare a frutto quelle che sono le sue produzioni. Questo appunto spesso e volentieri non avviene nel nostro territorio per la mancanza di politiche sull'acqua, perché non abbiamo fatto politiche di invasi, politiche di approvvigionamento idrico, non abbiamo rimesso a posto le condutture, che spesso in Puglia perdono dal 60 all'80% sprecando acqua. Quindi la mancata oggi la possibilità di avere strutture adeguate va a compromettere ulteriormente le produzioni importanti che hai citato, come il pomodoro, come la vite, come l'olivo stesso, che avrà difficoltà sicuramente a portare a segno le produzioni che quest'anno potrebbero anche essere abbondanti, per il semplice fatto che questo caldo darà una stretta importante alla vegetazione, e la pianta reagirà producendo di meno e contraendo la produzione. Ricordiamo, direttore, ricordiamo che c'è una sigla PNRR, ecco, questa sigla che ci sta accompagnando ormai da diversi anni. Ecco, in che maniera il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, può essere d'aiuto rispetto a queste ondate di caldo che in qualche maniera ormai, come ci raccontano anche i climatologi, saranno sempre più frequenti e sempre più forti? Bravo. Allora, il PNRR serve per investimenti strutturali che guardano in prospettiva, cioè col PNRR bisogna fare le cose che in futuro ci daranno la possibilità di migliorare la nostra capacità di sviluppo e produttiva. Nel caso dell'acqua, il PNRR dovrebbe essere utilizzato dalle regioni, dai comuni, da tutta la parte degli enti pubblici, per creare la possibilità di creare, laddove è possibile, degli invasi, come dicevo, intervenire sulle strutture, sulle condutture, ma
soprattutto intervenire sulla possibilità di poter approvvigionarsi di acqua, e sappiamo benissimo che in Puglia un esempio eclatante è il Pappadai, che è costato 300 miliardi di lire 30 anni fa e che oggi è ancora un'opera incompiuta che potrebbe irrigare, visto che è già stato fatto, ma mancano tutte le aree, tutte le reti di adduzione, 121.000 ettari. Questo è oggi il progetto sulla quale noi vogliamo puntare: ristrutturare la nostra rete idrica, creare degli invasi, creare la possibilità di utilizzare le acque reflue, perché se i depuratori sono importanti, e sono importanti, ma sono anche obbligatori che i comuni li abbiano, è importante che i comuni li realizzino, è importante che più comuni si mettano insieme e che l'acqua purificata dai depuratori possa essere messa a disposizione, creando un circuito virtuoso che può essere ridata all'agricoltura per l'irrigazione. E insomma, c'è tanto lavoro da fare, allora, direttore. Tanto lavoro da fare, ma perché c'è anche tanto ritardo di anni, che purtroppo a cui si sommano i problemi vecchi, a cui si sommano i problemi nuovi. Quindi diventa. E noi siamo in ritardo col PNRR, perché abbiamo le istituzioni che stanno progettando con lentezza, e sappiamo benissimo che bisogna progettare velocemente, ma bisogna realizzare velocemente, perché entro il 2026 le opere devono essere compiute. Altrimenti ci mancherà il finanziamento. Quindi, direttore, purtroppo la devo salutare, perché il nostro tempo corre. La ringrazio per essere stato con noi, ci risentiamo in futuro per parlare di questi argomenti così importanti. Volentieri, magari ne approfondiamo uno per uno e cerchiamo di sviscerarlo anche nei particolari, perché benissimo, c'è tutta una progettazione col Diretti Porta che potrebbe essere anche di esempio, magari, no, per invitare chi è deputato a compiere le opere a avere anche una collaborazione più stretta con noi. Grazie, direttore. Grazie per essere stato con noi. Ringraziamo il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni. Adesso ci fermiamo per la pubblicità.